Cambiamo argomento, parliamo di fenomeni migratori insieme al professor Giuseppe Sciortino, docente all'Università di Trento. Buonasera e benvenuto. Buonasera. L'occasione è per presentare un nuovo centro studi dell'Università di Trento, il centro studi Scenari Migratori e Mutamenti Sociali, in sigla SMMS. Qual è il lavoro che svolge questo centro? Il centro è nato all'interno della Facoltà di Sociologia dell'Ateneo di Trento e ha lo scopo di riflettere sulle migrazioni da un punto di vista, diciamo, più vasto della quotidianità o dell'emergenza che di volta in volta leggiamo sul giornale. Le migrazioni sono un fortissimo fattore di cambiamento sociale in generale, sia in Italia, dove molti immigrati arrivano, ma anche nei paesi di partenza di quegli immigrati. E la nostra ambizione è studiare e approfondire quali sono le dimensioni di questo cambiamento e quali sono le direzioni in cui il fenomeno migratorio porterà sia la nostra società sia le altre. Avete organizzato per i prossimi giorni una serie di iniziative che hanno come focus la Romania. Innanzitutto, di cosa si tratta? Dunque, domani alle 18 inaugureremo una mostra fotografica in cui un fotografo antropologo presenterà i risultati del suo lavoro studiando i cambiamenti che si registrano sia nei villaggi da cui molti emigranti rumeni partono, sia in Italia nei posti in cui si inseriscono, facendo vedere come è vero che l'Italia è diventata un po' rumena, ma è anche vero che la Romania è diventata un po' italiana. È un cambio positivo, una prospettiva diversa da quello che spesso l'immigrazione rumena, nonostante sia un'immigrazione di massa ormai, che è diventata la prima comunità straniera in Italia ed è sostanzialmente fondamentale ormai, sia per la vita delle nostre famiglie, molte badanti sono rumene, sia per lo stesso settori produttivi come le costruzioni, è spesso trascurato o poco conosciuta. Lo sforzo di questa mostra è fare vedere gli emigranti e i migranti nella loro quotidianità. Avremo poi la presentazione di un libro dell'autore della mostra fotografica, che è anche un antropologo, sui suoi studi sul villaggio, appunto, quindi studiando le trasformazioni che l'emigrazione verso l'Italia ha prodotto nel paese di origine. La mostra resterà aperta sino al 2 luglio e l'1 e il 2 luglio presenteremo dei documentari della BBC mai visti in Italia prima, in cui sul lavoro di più di 4 anni questo documentarista ha ricostruito le trasformazioni della Romania legate all'emigrazione, seguendo alcune famiglie nelle loro migrazioni attraverso non solo l'Italia ma tutta l'Europa. Perché avete scelto proprio la Romania? Perché probabilmente il paese da cui i flussi migratori verso l'Italia non solo sono molto rilevanti già adesso, ma continueranno ad aumentare. Ed è interessante perché la Romania si trova oggi più o meno nella stessa situazione in cui l'Italia e il Trentino in particolare si trovavano negli anni 70. Paesi di forte migrazione, ma che già cominciano ad avvertire i primi flussi di immigrazione in Romania. È un po' all'interno della transizione migratoria che ci interessa studiare particolarmente. Chi sono le persone che arrivano in Trentino? Da dove vengono? Guardi, il Trentino in questo momento è una delle aree di più forte immigrazione in Italia. È partita più tardi, diciamo, del Veneto e delle altre zone del nord-est, ma è cresciuta più velocemente. Riflette più o meno la situazione, diciamo, italiana complessiva. Ci sono minori flussi attraverso il Mediterraneo e maggiori flussi dall'Europa orientale, legate sia a processi demografici come l'invecchiamento della popolazione, che comporta una domanda di lavoro domestico che ormai viene espletata non esclusivamente, ma comunque in parte rilevante dagli stranieri, ed è una situazione di piccola e media impresa che ha bisogno di lavoro manuale, anche questo è un forte fattore di attrazione degli stranieri. Diciamo che ragionevolmente tutti gli esperti concordano che il Trentino continuerà a essere un paese di immigrazione ancora per molti anni, quindi vale la pena che lo studiamo seriamente. Quindi noi solitamente quando parliamo di immigrazione pensiamo ai paesi dell'Africa, del Nord Africa, ma in realtà non è così. No, ormai negli ultimi anni i sistemi migratori che coinvolgono l'Italia sono sempre più legati, diciamo, al Baltico e all'Europa orientale, sempre meno al Mediterraneo. È un fenomeno che si registra in tutta Italia, ma che nel Nord-Est e in Trentino in particolare si registra con una particolare forza. Con il vostro centro vi occupate anche delle seconde generazioni, una realtà ormai presente con numeri rilevanti anche in Trentino. Direi proprio sì, circa un quinto degli immigrati stranieri in Italia ha meno di 18 anni, solo questo le dice che l'importanza di capire che c'è una nuova generazione di trentini con cui bisogna fare i conti, trentini che sono o nati in Trentino, per quanto con un passaporto straniero, o cresciuti comunque frequentando le scuole trentine, parlando il dialetto trentino, andando a giocare negli stessi parchi giochi e così via. È una generazione che richiede sia di essere riconosciuta per le sue peculiarità, ma anche di essere trattata come uguale. Come i fenomeni migratori cambiano un paese? Questo è uno degli obiettivi che vorremmo proprio studiare. Sicuramente
diciamo che c'è una realtà con chiaroscuri. È sbagliato esaltare l'immigrazione come un fenomeno sempre positivo, è sbagliato esaltarla come un fenomeno sempre negativo. È un processo di mutamento sociale che quindi dipende non soltanto dalla rilevanza dei cambiamenti che innesta inevitabilmente opportunità ma anche conflitti, rischi e opportunità, ma è anche un processo che dipende molto dalle politiche che intervengono a governarlo, e qui su questo il Trentino direi che ha una leadership nazionale per la qualità delle sue politiche, ed interviene anche un po', dipende un po' da tutti, dipende dai migranti, dipende dalle persone, dai nativi che interagiscono con i migranti e così via. Un'ultima domanda. Processo aperto, diciamo, non c'è un esito che non dipenda da noi. E l'immigrazione e l'emigrazione, quindi tutti e due i fenomeni, sono destinati ad aumentare? Sì. E direi che tutti gli esperti del mondo concordano sul fatto che i cambiamenti che investono il pianeta prevedono e implicano degli aumenti della mobilità spaziale delle popolazioni. Non è necessario che i paesi di migrazione restino sempre tali. A partire dal Trentino sappiamo che paesi di forte migrazione possono rapidamente diventare paesi di migrazione, ma è probabile che, come dire, una prospettiva di medio periodo ci dice che dobbiamo fare i conti con una crescita della mobilità geografica. Sempre più gente si sposterà. Bene, abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione, grazie per essere stato con noi, l'appuntamento con Trentino Più è per domani alla stessa ora, arrivederci.